Buonasera da Infostudio, 19:12 minuti abbondanti, leggermente in ritardo questa sera, recupereremo strada facendo ed è venerdì 23 novembre, la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte in primo piano, Conte che oggi ha trascorso mezza giornata nella nostra regione, tre le tappe, Reggio Calabria nell'ordine, state vedendo le immagini proprio dell'arrivo in prefettura questa mattina a Reggio, accolto fra gli altri anche dal Presidente della Regione Oliverio e dal Sindaco di Reggio Calabria Falco Matà, poi Locri successivamente ed ancora Isola Caporizzuto dove ha visitato i terreni confiscati alla 'Ndrangheta, una visita che è già prodromica, diciamo, a quella che avverrà a gennaio prossimo. Conte lo ha preannunciato, poi lo sentirete tra un attimo dalla voce dello stesso Presidente del Consiglio, dopo aver coinvolto anche altri ministeri, forse anche con altri ministri. Dunque, la prossima intera giornata, ha detto, più operativa, spero, ha aggiunto di portare soluzioni. Conte ha parlato di una regione in ritardo e molto sofferente, nella quale c'è un problema di legalità e poi ce n'è un altro enorme che chiama in causa naturalmente direttamente il governo per la sua responsabilità di creare le condizioni per lo sviluppo socio-economico, ovvero la partenza di ben 26.000 laureati in 10 anni tra il 2006 e il 2016. Questo è il dato sul quale si è soffermato e che riteniamo deve averlo anche molto colpito da docente universitario il Presidente del Consiglio. Tra poco, dicevo, sentirete quello che ha detto Conte, il quale poi si è soffermato. Queste sono le immagini successive all'uscita dagli incontri avuti in prefettura con le cariche istituzionali e i rappresentanti delle forze dell'ordine, con alcuni lavoratori, in specie alcuni lavoratori del settore della raccolta differenziata, con i quali ha scambiato qualche battuta e ha naturalmente ricevuto, scusate, la immancabile richiesta di sostegno. Prima dell'ingresso in prefettura c'è stato un siparietto con una collega di Reggio Calabria. Sapete che noi giornalisti, quando ci si presenta anche poi quelle poche volte in cui le alte cariche dello Stato arrivano in Calabria, ciò che si porta a casa è tutto guadagno e quindi si teme che magari poi non si riesca a carpire una dichiarazione. Conte invece ha insistito sul fatto che bisognasse parlare dopo e poi quando è uscito ha ritrovato la stessa collega ed è a lei che si è rivolto per prima. Ma sentiamo cosa ha detto, ha parlato anche della sanità, ha risposto ad una domanda su eventuali preoccupazioni circa la possibilità che il nostro paese subisca tagli strutturali a causa dello sforamento del deficit e del non mantenimento del rapporto tra deficit e PIL, ha detto di sentirsi tranquillo e ha richiamato gli incontri che proprio domani sono in programma con Juncker e gli altri commissari europei. Presidente, una battuta veloce, veloce, 3 secondi, 3 secondi, glielo prometto, 3 secondi. Un secondo. Sta andando via? No, aspetta. Rimango qua. Può aspettare un attimo? Presidente, ha visto che è rimasta. Ecco. C'aveva da fare invece. Presidente, può avanzare un centimetro? Non siamo innocui. Sì, sicuro, alziamo come nazionale. Devo fidare? Alziamo come giornalisti. Il motivo della sua visita? Allora, il motivo della mia visita, anzi, è una visita che arriva con ritardo perché l'avrei voluta fare prima. La Calabria è una regione un po' trascurata per ragioni geografiche, per ragioni di collegamenti sia del sistema viario e ferroviario e quindi volevo dare la testimonianza dell'attenzione dell'autorità di governo. Sono già venuti dei ministri ovviamente, ma anche del Presidente del Consiglio verso questa regione. È una regione molto sofferente, con grave disagio sociale. Ne siamo perfettamente consapevoli, c'è da testimoniare l'attenzione dell'autorità di governo per quanto riguarda il rispetto della legalità, la magistratura, le forze dell'ordine stanno lavorando molto bene, stanno conseguendo, come sapete, risultati molto importanti, ma non dobbiamo trascurare il fatto che 'Ndrangheta sia un'organizzazione di tipo mafioso tra le più virulente e tra le più insidiose anche per quanto riguarda la penetrazione del tessuto economico e sociale. Ma questa è una regione che ovviamente non può, ecco, essere solo tacciata per quanto riguarda la legalità, ma deve essere una regione che deve essere accompagnata nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale, nella crescita economica, nello sviluppo sociale. Il dato che molto colpisce tra i tanti è quello che tra il 2006 e il 2016 ben 26.000 giovani laureati hanno abbandonato questo territorio. Questo significa
perdita di capitale umano, come pure la grande e ampia diffusione della povertà. La soglia di povertà è diffusissima, una famiglia su tre può considerarsi povera. Dobbiamo lavorare tanto. Ho già anticipato che questo è un primo viaggio, breve, una breve visita, ma ne sto pianificando una più compiuta a gennaio. Quindi a gennaio, questa è una prima visita, diciamo così, di ricognizione per quanto mi riguarda. A gennaio ritornerò, dedicherò un'intera giornata alla Calabria e saremo molto più operativi, quindi coinvolgerò anche i ministri per i vari dossier e cercheremo di portare anche qualche soluzione. Siete preoccupati dei fondi, dei tagli strutturali? È una delle conseguenze a lungo periodo delle fasi di bocciatura, della bocciatura? Io non sono preoccupato, sono assolutamente vigile per quanto riguarda la tutela dei nostri interessi. Sono, come sapete, sabato incontrerò gli interlocutori dell'Unione Europea e quindi incontrerò Juncker e mi confronterò con lui e con gli altri commissari, spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo molto serenamente, ma in modo, spero, molto costruttivo. E su cosa punterà, come spera di convincere i commissari che la manovra va bene, che è giusta? Ho varie argomentazioni, le esporrò in dettaglio durante la cena. Era nel suo ufficio da solo oggi l'assessore all'ambiente e alle attività produttive del comune di Rende, Domenico Ziccarelli, che è stato aggredito da una persona che lo ha colpito con pugni e schiaffi e poi è stata bloccata dai vigili urbani. L'assessore si è fatto medicare in ospedale a Cosenza, gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Di gesto deplorevole, vergognoso e vigliacco ha parlato, esprimendo solidarietà al collega, come consigliere naturalmente, il presidente del Consiglio Comunale di Rende, Mario Rausa. Non un intervento a piedi uniti, anche perché ha premesso non ho la competenza e le prerogative per poterlo fare, ma Mario Oliverio scende in campo in quella che è diventata un po' la difficoltà di Lamezia Terme per diverse strutture la cui disponibilità non è più assicurata da quando il Consiglio Comunale è stato sciolto. Bisogna risolvere presto questa questione e farlo assumendosene le responsabilità del Presidente della Regione, il quale si è anche detto disponibile a fare da mediatore perché le cose vadano nel migliore dei modi. Lamezia Terme non può essere messa in ginocchio. Il presidente della regione, Oliverio, scende in campo con una conferenza stampa per dire la sua su quello che sta accadendo nella città della Piana. Lo fa dopo aver incontrato nei giorni scorsi i tre commissari straordinari per comprendere quali sono le difficoltà principali e sottolinea che il suo è solo un intervento di mediazione per favorire decisioni e provvedimenti nello stretto interesse della città. Oliverio ha annunciato di avere intenzione di chiedere un incontro col prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, e nuovamente coi commissari che gestiscono il comune, perché siano messi sul tavolo i veri problemi che riguardano alcune strutture di cui non si può usufruire e che a suo giudizio sono solo di natura burocratica. Perché se ci fossero veramente casi di inagibilità, sottolinea il presidente, sarebbero venuti fuori. Per il capo dell'esecutivo bisogna fare presto ed occorre che si spieghi concretamente e con motivazioni serie come mai le strutture da circa un anno sono inaccessibili. Ho sentito il dovere di intervenire perché una città come Lamezia non può essere lasciata sola e quindi ho assunto l'iniziativa di vedere quali sono i problemi, se è necessario aiutare a risolvere i problemi pur non avendo la competenza, ripeto, la regione. Assumerò l'iniziativa di chiedere al prefetto di Catanzaro un incontro e una riunione per mettere al tavolo tutti i soggetti, so che l'ha già fatto, ma la regione è disponibile a dare un suo contributo se è necessario, perché la città di Lamezia non può rimanere in queste condizioni. I giovani di Lamezia non possono essere privati degli spazi sportivi, delle strutture sportive, la popolazione di Lamezia non può essere privata di attività culturali e di spazi come il teatro, perché la difficoltà che vive la città non può, come dire, riverberarsi anche in una mortificazione di attività civiche, di attività di spazi culturali e sportivi che sono, dovrebbero essere una normalità. Io ho apprezzato molto la preoccupazione dei commissari e anche le difficoltà, l'evidenziazione delle difficoltà di ordine burocratico che hanno rappresentato, però i problemi vanno risolti, perché appunto la città non può rimanere
in ginocchio. Una città come Lamezia deve essere messa nelle condizioni di vivere una vita normale. Una valutazione, quella del Presidente della Regione, che tiene conto anche dei programmi di investimento sostenuti dalla Giunta regionale proprio per il territorio di Lamezia, come la zona economica speciale per la zona industriale o l'idea di costruire un porto che faccia della città la vera zona di snodo per l'area centrale della Calabria. Tutte cose, dice Oliverio, che non possono essere messe a rischio da formalismi burocratici. Se c'è un problema va risolto e se non si risolve qualcuno deve assumersene la responsabilità. È stato il Black Friday non solo per gli acquisti ma anche della sanità italiana. Sale e corsie semideserte nei nostri ospedali per lo sciopero di 24 ore indetto da medici ed infermieri della sanità pubblica. Uno sciopero che ha causato disagi all'utenza, sono stati rinviati migliaia di interventi chirurgici. Ripeto, medici e infermieri e veterinari hanno incrociato le braccia per 24 ore e vi hanno aderito a questa protesta le principali sigle sindacali per chiedere maggiori fondi per la sanità pubblica che dicono essere ormai al collasso ed il rinnovo del contratto di lavoro fermo da 10 anni. E fra l'altro c'è da dire che il ministro Grillo ha subito convocato le parti per cercare una mediazione. Momento particolare, storico della professione, alla luce anche del difficile rapporto con i nuovi media, con i social in specie, della crisi dell'editoria, dei problemi della categoria, parla il segretario dell'FNSI Carlo Parisi a Crotone per le elezioni, il rinnovo delle cariche proprio intercategoriali. È un periodo complicato non solo per i giornalisti ma per tutti i cittadini italiani, sia per quanto riguarda la crisi che colpisce tutte le aziende, che fa chiudere i negozi, che fa chiudere le edicole per quanto riguarda i giornalisti, perché per quanto riguarda i giornali non dimentichiamo che l'80% delle edicole italiane sono chiuse, quindi dietro ogni edicola ci sono famiglie. Per quanto riguarda il settore dell'editoria è un momento di crisi perché gli editori per tanti anni si sono cullati sui vecchi strumenti della comunicazione, non sottovalutando il pericolo internet. Ma il pericolo di internet va governato facendo prevalere la qualità dell'informazione, perché non si tratta di difendere la cosiddetta casta dei giornalisti, ma si tratta di difendere il diritto dei cittadini ad essere informati. Se abbiamo bisogno di un intervento chirurgico ci affidiamo a un chirurgo, se dobbiamo costruire un edificio ci rivolgiamo a un ingegnere, se vogliamo leggere una buona notizia, ascoltare un servizio radiofonico oppure un servizio televisivo ci dobbiamo affidare ai giornalisti, cioè a coloro i quali hanno le competenze necessarie per decodificare i messaggi che arrivano dai palazzi e soprattutto le carte. E questo è fondamentale, è la difesa del diritto dei cittadini ad essere informati ed è il diritto di assicurare, soprattutto nelle regioni più deboli come la Calabria, una adeguata informazione. Nell'ultimo periodo c'è un attacco da parte del governo ai contributi, alle provvidenze per l'editoria. Naturalmente noi siamo contro ogni spreco di risorse, siamo contro l'abuso che viene fatto dei contributi. Però non bisogna dimenticare che i contributi pubblici devono esistere perché vanno ad incoraggiare e ad aiutare le piccole imprese che creano occupazione. In regioni come la Calabria, senza intervento pubblico e quindi senza la garanzia che le piccole imprese possono assumere dei giornalisti, possono stare in piedi, quindi possono offrire un pluralismo informativo, significa sottrarre ai cittadini la possibilità di avere più voci, di essere informati e consegnare l'informazione nelle mani di un soggetto o di più soggetti con interessi che non sempre possono essere interessi finalizzati a garantire una informazione chiara, completa, indipendente ma soprattutto sincera. Lo vediamo ogni martedì sera nella copertina di martedì, ma la sua vera comicità dissacrante e paradossale si esprime soprattutto
a teatro, dove non manca anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti, per esempio, di una ex collega, Paola Ferrari, è stato proprio caustico. Gene Gnocchi, prima dell'inizio dello spettacolo, andato in scena ieri sera al Teatro Apollo di Crotone nell'ambito della stagione di concerti e spettacoli della società Beethoven Acam, abbiamo chiacchierato con lui, ovviamente, di comicità, di teatro, di televisione, di colleghi, di speranze e anche di calcio, perché con Gene Gnocchi, buon centrocampista tra gli anni 70 e 80, nel Fiorenzuola, nel Parma e in altre squadre, si può parlare e con competenza anche di calcio. Il personaggio è, di questo spettacolo è uno che ha scoperto di tenersi tutto dentro. Io francamente non riesco ad immaginarlo. Lei qualcosa che si è tenuto dentro in tutti questi anni c'è? No. No, no, tutto quello che dovevo dire, anche la stronzata di adesso, l'ho detto. Quanto vi state divertendo in questo periodo? Chi ve lo doveva dire, no? Che si arrivava a questo punto, si arrivava fino a Toninelli, l'evoluzione della specie politica. Però per noi è un problema perché non abbiamo più margini di lavoro, in realtà fanno già tutto loro, quindi c'è soltanto da registrare e dire così com'è, non puoi farci niente, quindi ti basta soltanto prendere quello che dicono ed è già esilarante. Hai ragione Guzzanti, tra parodia e realtà ormai il contatto è quasi totale. Questo è già da tempo che si dice, con Corrado poi siamo amici, ce lo ripetiamo spesso, però adesso molto di più. Senta, la cosa che le diverte di più fare? Ma mi diverte molto scrivere perché ho sempre scritto e quindi adesso mi piace proprio ogni mattina, io mi appunto delle cose, questa è la cosa che mi piace di più e poi ovviamente la cosa fondamentale è andare in un posto e dire quello che hai scritto e vedere se funziona, perché è quello che ti tiene in vita, insomma, chi fa questo lavoro al di là della televisione, al di là del... è proprio venire qui in un posto, dire delle cose e vedere la reazione del pubblico. La cosa che l'ha divertita fare di più in assoluto invece, i Gialappi, Teotihuacan, non lo so, la collaborazione, l'autore, l'amico, il collega? Ma se devo dire una cosa che ho fatto che mi ha divertito alla follia è stato Dillo a Wally, un programma che feci su Italia 1 che non ebbe una gran fortuna, forse perché era un po' avanti i tempi, però quella è stata la cosa, però insomma ci sono state tante cose, perché il sodalizio con Teo è stato per me meraviglioso, ho lavorato con un artista fantastico, gli 8 anni di quelli che è il calcio con Simona Ventura sono stati bellissimi, perché soprattutto c'era una grande fiducia, io potevo fare quello che volevo, lei non voleva mai sapere niente di quello che avevi fatto in puntata. Il massimo. È il massimo, sì, quindi... Ma tante cose, mai dire gol è stato, insomma, con Teo e Gialappi è stato, poi son trasmissioni che poi hanno fatto anche la storia della televisione. Un Savicevic oggi, qualcuno che gli piace come Savicevic? Che mi piace molto, dunque... ma mi piace Correa mi piace molto, Correa della Lazio, mi piaceva molto l'anno scorso Luis Alberto della Lazio, però insomma Savicevic ormai... Primo amore non si scorda. Primo amore non si scorda mai, poi siamo come un fratello per me. Un'ultima cosa, so che deve rientrare in camerino, le chiedo uno sforzo di fantasia, non da poco, alla fine, una maglietta per una serata come questa a Crotone. È che io non devo rientrare in camerino, però sarebbe questa, cioè. Io non entro in camerino, aspetto il pubblico. Va in scena così? Sì, sì, assolutamente. Il rock stanca, usura, soprattutto a una certa età. Con Gene Gnocchi chiudiamo questa sera la nostra edizione del telegiornale e chiudiamo anche la pagina, diciamo così, di quest'oggi 23 novembre, venerdì. Grazie per averci seguito e buona serata.